Meno 24. Ma fate anche la grappa? Sì, e l'olio. Benvenuti, benvenuti. Grappa e olio. Dov'è il pancale? Ah, vedi, visto. Ah, questa qui è... Questa è la... Una bottiglia di Brunello dell'85 che si è spedita a un concorso enologico internazionale dedicato solo ai vecchi e le vecchie annate di vino rosso, e praticamente dove c'erano giornalisti da tutta Europa, e vedi che c'è scritto Best of Old Vintages, vedi, e tutte le firme dei maggiori giornalisti europei, vedi, c'è scritto che buono, questo deve essere stato tipo spagnolo, è stato nominato come, vedi, congratulations. È stato nominato come il migliore vino in assoluto. Comunque, ecco, una caratteristica di questi vini qui è che hanno veramente una vita lunghissima, cioè li puoi tenere in cantina per anche più di 30 anni. Questa è una vecchia foto del nonno e della nonna. Qua c'è, questa è la zona, vedi, questa collinetta, no? Questa è la collina di Montoso che ti dicevo, questa è l'azienda. I vigneti sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tutti vicoli. E sono tutti nel versante sud-sud-est, che è il versante migliore perché è quello che proprio, cioè, prende il sole tutto il giorno. E qui c'è Montalcino. E questo è Montalcino. E questa è la famosa collina di Montosoli che ti dicevo. E la cosa, insomma, così curiosa è che anche magari queste altre aziende che sono qua, no? Che non stanno proprio nella collina di Montosoli, per un po' farsi conoscere, dicono noi siamo vicino alla collina di Montosoli, anche se non ci sono. Questi sono i primi stock che partono le stanze di ora. Questo è Londra, questo è Tokyo. Questo va a Tokyo, diciamo. E niente, questa è la prima imbottigliamento di rosso. E considera, cioè, che quello che vedi è metà della produzione, quindi cioè, guarda, anzi più di metà di rosso, cioè, è tutta qui, quindi tanto per farti vedere quanto è limitata. Questa è la macchina che fa le etichette, è tutto fatto qui, cioè l'imbottigliamento è fatto qui. L'etichettamento è fatto qui e viene fatto tutto dalla famiglia, viene fatto da nessun altro, insomma, non si chiama nessun altro. Oh, bellezza. Qui con il Parigi e in queste botti ora queste sono vuote perché sono state appena svuotate, però insomma poi ci torna delle nuove armate. E queste sono le bottiglie, quelle nuove, da 40 sono le più grandi. E di qua c'è vinificazione,
questa è il quarto vinificazione, tutti i tini a temperatura controllata, come vedi insomma è tutto molto racchiuso, comunque sia molto, ci si muove veramente in spazi non larghissimi. Vedi qua, cioè, abbiamo appena finito di imbottigliare il primo lato del rosso. Questa è la macchina imbottigliatrice del rosso, del vino, insomma, se del rosso del Brunello. E come ti ho detto, cioè, non chiamiamo nessuno, noi è tutto fatto qui, dalla posatura fino all'imbottigliamento, la distribuzione è fatto tutto in famiglia, non c'è nessun altro, insomma. E questa è tutta ovviamente l'azienda. Il tour praticamente è già finito. Tanto per farti capire insomma quanto, in che spazi ci vogliamo. Bene. Però...